Cora. Ora che ci penso, vale la pena spiegare com'è nata l'idea per questo podcast. Il merito è della mia vicina di casa, la signora Alice. Alice dall'inizio degli anni 80 ha lavorato in una grande ditta di spedizioni. Per diversi anni è stata l'addetta allo smistamento pacchi e ha svolto questo lavoro quando internet era solo nella mente di qualche visionario della Silicon Valley. Per svolgere il suo lavoro negli anni 80 e per parte dei 90, Alice ha dovuto impararsi tutti i CAP cittadini a memoria. Se non ci credete, vi faccio sentire questa conversazione in cui l'ho messa alla prova. Qual è il CAP di Via Bergognone a Milano? 2144. Aspetta. Giusto. Via Farini, più difficile. 2159. Anche se in realtà i primi numeri di Via Farini sono 2154. Come si chiama questa cosa? Perché c'è il ponte di Scalofarini, quello di Garibaldi. Fantastico. Quindi è tagliata da Via Farini. E Piazza Grandi? 2129. Ma scusa, quanto tempo ci hai messo a impararli tutti? Ma credo un anno. E poi non te li dimentichi più? No, perché l'ho fatto per almeno per 10 anni. E quando hai finito, dopo 10 anni, comunque non te li sei dimenticati più? No, la maggior parte no. È come imparare una poesia, un trafiletto di una poesia, che lo ripeti. Così mi veniva... Però diciamo che è un lavoro abbastanza... Era bello anche, perché poi eravamo unici a farlo. Ci sentivamo un po' importanti. Un pochino, ai tempi. Perché senza di noi non si poteva fare niente, nessuno lo sapeva fare, ecco, se mancavamo noi nessuno lo poteva fare quel lavoro. Ai tempi, Parlo ai nostri tempi. Ai tempi cartacei, diciamo cartacei, va. Alice mi ha aperto un mondo, mi ha portato a chiedermi, ma come si lavorava negli uffici, nelle redazioni, nelle aziende prima del digitale? Anzi, come si sopravviveva e in che modo il digitale ha cambiato e continua a cambiare il nostro rapporto col lavoro? Sono Francesco Giano e questo è Ai nostri tempi, un viaggio nel mondo delle professioni tra passato e presente. Con un pizzico di nostalgia per il fascino dell'analogico e una grande curiosità per le innovazioni che ci offre il digitale. Ai nostri tempi è un podcast di Cora Media promosso da Salesforce. Le centraliniste sono delle figure quasi mitologiche. Sono protagoniste di sketch di carosello e di numerose serie televisive. Custodi dei segreti di tutta Italia e anche simbolo dell'occupazione femminile del secondo dopoguerra. Erano gli anni della commutazione manuale e per mettersi in contatto con qualcuno o conoscere la coincidenza della corriera bisognava comporre sul telefono a disco il numero del centralino e aspettare che l'operatore o più spesso l'operatrice collegasse gli spinotti. Era un mondo magico, sì, ma era fatto anche di attese infinite per essere collegati, di linee che cadevano in continuazione, di richieste ripetute da capo ad ogni operatore. Oggi il digitale e l'intelligenza artificiale hanno cambiato radicalmente il concetto stesso di customer care. Abbiamo chatbot, email, social media, sistemi automatizzati. Da una parte permettono una comunicazione immediata, fluida e efficace. Dall'altra migliorano la soddisfazione dei clienti e li aiutano a trovare rapidamente la risposta che cercano. Il mio esperimento umanistico alla scoperta di come sono cambiate le professioni continua. Per capire come è cambiato il customer care, parlo con Adele e con Fiorella. Adele è Strategic Account Executive di Salesforce. Lei fondamentalmente aiuta le aziende a costruirsi il loro servizio di customer care. Fiorella invece ha lavorato molti anni come centralinista in una prestigiosa pelletteria. Fiorella, io voglio sapere come funzionava il tuo centralino, cioè come si manovrava proprio. Ma era abbastanza moderno, diciamo. Avevo 6 linee e toccando i tasti si accendevano le luci su ogni linea che arrivava le chiamate e tu insomma toccavi il tasto, rispondevi. Io addirittura mi ero fatta anche comprare l'auricolare. Tu eri la prima linea, diciamo, del customer care di questa azienda, no? Sì, esatto. Ogni giorno quante telefonate ricevevi e chi chiamava fondamentalmente? Chiamava tutti i clienti, i rappresentanti, persone che volevano il primo approccio con noi, insomma, negozi. Avevamo negozi in tutta Milano, Roma, Napoli, Palermo. Avevamo 18 rappresentanti, tutta Italia e all'estero. Poi vi racconterò come facevo con l'estero, perché io non ne sapevo neanche una parola di inglese. Come facevi?
mi ero scritta su un foglietto 3 o 4 parole, insomma delle frasi, proprio "Hello, one moment please", scritto proprio come si pronunciava, però riuscivo e loro riuscivano a capire, insomma. Quando chiamavo un nuovo cliente, tu che informazioni avevi di quel cliente? Zero. Un nuovo cliente io avevo zero, io chiedevo che cos'era, che aveva bisogno, loro mi spiegavano che volevano, non so, fare degli articoli oppure avere delle informazioni. Siccome era una fabbrica di pelletteria e cartotecnica, perciò era molto stagionale il lavoro. Poco prima di Natale, sai, i clienti che non avevano ricevuto la merce o le aziende, le ditte che non ricevevano, e può darsi che, sai, la produzione era andata un po' più per le lunghe, eccetera. Loro chiedevano come mai, eh? E allora lì ti dovevi inventare il mondo. Non lo so, c'era stato uno sciopero, c'era stato un incendio, cioè tu cercavi di, in qualche modo, insomma, cercare una giustificazione, poi gli insulti te li prendevi tutti. Un po' ingoiavi, un po' cercavi di mimetizzare la situazione. A volte ci riuscivi, a volte no. Dovevi trovare delle scuse fondamentalmente, un po' esatto, improvvisando. Esatto, esatto, esatto. Per capire come è cambiato anche il customer care negli anni, no? Cioè Adele oggi com'è cambiato? Oggi una persona addetta, diciamo, al customer care, la Fiorella di oggi, che informazioni ha di un cliente quando chiama il cliente? Guarda, stavo sognando mentre lei parlava, no? Perché mi rendo conto di come si sia evoluto questo mondo. Oggi, grazie alla nuova tecnologia, quando un cliente chiama, il customer agent, l'agente del customer service, ha la piena visione di tutte le informazioni di quel cliente. Sa chi è, sa da dove chiama, sa qual è la sua storia, che cosa ha comprato, quale potrebbe essere il problema per cui ha chiamato. Quindi in questo senso è sicuramente un lavoro molto più semplificato rispetto a quello che faceva Fiorella, no? Che ci stava raccontando che doveva inventare. La gente oggi, no, ha tutta una serie di informazioni a disposizione e le utilizza per fornire le risposte che il cliente chiede, ma soprattutto per ingaggiare il cliente, per fidelizzarlo. Quindi diciamo ci sono delle dinamiche completamente diverse. Per esempio, qual è una dinamica molto diversa rispetto a quelle che usava Fiorella per ingaggiare il cliente? Beh, la prima è sicuramente sfruttare quelle informazioni per cercare di incentivare un'ulteriore vendita rispetto a quella che magari può essere stata conclusa in precedenza. Uno degli obiettivi oggi principali è che il contact center, che ieri era considerato un centro di costo per tutte le aziende, oggi invece diventa un potenziale centro di profitto. Perché? Perché grazie a quelle informazioni che ti dicevo prima, la gente può cercare di indirizzare il cliente verso un ulteriore acquisto. Che è felice di fare perché ha avuto un servizio buono, esatto, a livello di customer. Esatto. E quanto più il servizio è alto, tanto più il cliente è incentivato non solo a tornare da quel brand per acquistare, ma soprattutto a dar valore a quel brand, perché c'è una percentuale altissima oggi di clienti, addirittura superiore all'80%, che considera il servizio offerto superiore al prodotto che acquista. È una percentuale ancora più alta che è disposta a reiterare l'acquisto solo a fronte di un servizio di eccellenza ricevuto. Beh, vale assolutamente, dal mio punto di vista vale anche molto al contrario. Se io ho un cattivo servizio, dopo che ho acquistato non acquisterò mai più, ci faccio una croce sopra su quello. È così, è assolutamente così, Francesco, ecco perché oggi si cerca anche di dare massima importanza a quella che è la voice of customer. Che cosa significa? Significa che ciascun cliente ha delle aspettative talmente alte rispetto a quelle che aveva il cliente di Fiorella, che le aziende, i brand cercano di intercettare questo tipo di aspettative e sulla base di queste settare il servizio che erogano a favore dei clienti. Quindi la gestione del feedback diventa fondamentale. Quindi valgono tantissimo quegli strumenti di automazione del feedback, no? Mandare la famosa survey in un momento specifico dell'interazione con il cliente, generalmente quando la gente chiude la telefonata, cioè, piuttosto che quando chiude la chat. Poi è ovvio che diventa importante anche il modo in cui il feedback viene gestito, il tipo di survey che viene somministrata. Ecco perché gli strumenti oggi di gestione del feedback sono sempre più complessi e sempre più automatizzati, e soprattutto quello che è importante è che
rendono poi disponibile al brand, all'azienda, il dato, l'informazione che il cliente ti restituisce con quella survey, in maniera tale da settare sulla base di queste le aspettative poi in termini di experience. Chissà cosa suggerirebbe l'AI quando sente un tono di voce un po' arrabbiato del cliente. Che succede, infatti? Che succede? No, ma guarda, ci sono tra l'altro degli strumenti che si chiamano proprio di sentiment analysis, che vanno ad analizzare proprio come è andata l'interazione tra l'operatore e il cliente. E c'è una sorta di semaforo, quindi si accende la luce verde dove l'interazione è andata perfettamente, gialla quando c'è qualcosa che non ha funzionato, lato cliente piuttosto che lato agente, rossa quando, diciamo, è un po' più esplosiva. E sono strumenti fondamentali soprattutto su quello che è il training successivo degli agenti, no? Perché chiaramente vengono utilizzati per evitare che poi in futuro ci siano situazioni, come dire, di frizione tra agente e cliente. E un dato importante e significativo, secondo me, è che nonostante oggi ci siano diversi canali di contatto aperti a favore del servizio clienti, il canale voce rimane comunque quello più ingaggiato dai clienti in due casi: quando la loro esigenza è particolarmente impellente, quindi la sentono particolarmente forte, particolarmente impattante sulla loro sfera emotiva, e quando hanno bisogno di una risposta immediata. Fiorella, hai mai ricevuto una telefonata strana che ti ricordi particolarmente? Beh, strana... Bella, tutto sommato. Fra le tante linee, no, che si accendono, eccetera, eccetera, vado a pigliare un tasto e dall'altra parte una voce che mi fa: buongiorno signorina, io sono Sandro Pertini, il Presidente della Repubblica. Attenzione. Ed io sono la regina Elisabetta. No, io gli rispondo: ed io sono la regina Elisabetta. Ma no, davvero, sono Sandro Pertini. Poi quando mi ha ripetuto, ho capito che era veramente lui. Guarda, mi sarei sprofondata. Presidente, le chiedo scusa, presidente. No, non si preoccupi, cioè non è la prima volta che mi succede, perché insomma lui, no, abituato com'era, così molto semplice, tirava sul telefono e chiamava direttamente. E insomma aveva bisogno di un borsello che aveva visto nel nostro negozio a Roma e lo voleva di un altro colore, insomma eccetera. Io passo la telefonata scusandomi ancora, eccetera eccetera, passo la telefonata all'interno, e quando l'interno mi risponde, io ho detto: senti, guarda, non ci crederai, ma non fare la figura che ho fatto io, è veramente Sandro Pertini, Presidente della Repubblica. Ma che dici, quello mi diceva. Sì, davvero, dai, per favore, credici. Fantastico. Insomma, all'intelligenza artificiale questo non lo so se gliel'avrebbe fatto. È una cosa, per carità, perfetta e per il mondo che è adesso, eccetera, però io credo sia un po' fredda la situazione, un po' distaccata, solo tecnica, punto e basta, mentre invece almeno, insomma, io, la mia esperienza era anche che ti telefonava, ti chiedeva anche qualche consiglio, era quasi, a volte, io dico, anche un telefono amico, insomma. Adele, Fiorella sta parlando di calore, di rapporto umano. Tu giustamente mi stai parlando di tanta tecnologia. Come si fanno a sposare queste due cose, tecnologia e lato umano? Fiorella diceva: adesso è tutto molto freddo, in passato invece c'era questo rapporto umano. Però ci sono oggi degli strumenti che, con l'utilizzo proprio della tecnologia, rendono il rapporto con il mondo del servizio clienti ancora più empatico. Perché? Perché nel momento in cui l'agente ha a disposizione tutte le informazioni del cliente, riesce a guidarlo nell'acquisto. Oggi infatti l'agente non è un mero agente così come era in passato. Riprenderei la storia che ci raccontava Fiorella, no? Un cliente fidelizzato che ha fatto un ordine a Natale e che non vede arrivare quest'ordine. Allora chiama il contact center del suo brand di fiducia. La tecnologia, la piattaforma, lo riconosce attraverso l'associazione con una serie di informazioni e, grazie ad una logica di routing, lo porta a parlare con il suo agente, con il suo brand advisor di riferimento, per cui avrà la possibilità di parlare sempre con il suo agente, che lo riconosce, che lo saluta, che sa che cosa ha comprato e qual è la ragione per cui sta contattando il contact center.
Un altro esempio invece è quello relativo all'interazione con l'intelligenza artificiale. Immaginiamo che io, cliente di un brand, decido di partire per San Francisco, dove in questo momento la temperatura è particolarmente bassa rispetto all'Italia. Quindi entro in chat con un agente al quale chiedo che cosa posso portare, che tipo di abbigliamento posso acquistare per affrontare le temperature di San Francisco. L'artificial intelligence restituirà una risposta. Questa risposta però non arriva direttamente a me cliente, viene rivista dall'agente che mi riconosce e restituita a me. Tutto questo avviene attraverso uno strumento di artificial intelligence che consente proprio di produrre un risultato che è assolutamente in linea con quelle che sono le aspettative del cliente finale. Per chiudere, mi piace sempre dare dei consigli a chi ci sta ascoltando, no? Fiorella, se tu dovessi dare un consiglio a un neofita che si approccia a quello che è stato il tuo lavoro, che cosa gli consiglieresti? Innanzitutto entusiasmo e di metterci buona volontà e impegno, ma soprattutto di metterci passione. Anche se tu dici, ma fare il centralinista, non è vero, perché ecco, è il primo impatto che hanno, è la prima porta che incontrano. Fiorella sta dicendo una cosa importantissima, no? È il primo punto di contatto. Oggi io ti direi è il primo front-end verso il mondo dei clienti, no? Per cui c'è una responsabilità importantissima. E tu, Adele, che cosa consiglieresti a un'azienda magari piccola, una startup che sta iniziando a sviluppare un sistema di customer care? Allora, quello che consiglierei è di non partire con delle logiche un po' da megalomane, no? Abilitare immediatamente tutti i canali di contatto, aprire un canale WhatsApp, un canale chat, un canale telefonico. Partire con quello che è tendenzialmente un po' più semplice da presidiare, quel potrebbe essere appunto una chat. I clienti, nel momento in cui sanno che ci sono altri canali aperti, li sperimentano e se non ricevono lo stesso trattamento abbandonano il brand. Meglio iniziare con uno fatto bene. Esatto. Grazie Fiorella, grazie Adele, è stata veramente interessante, abbiamo capito come anche questo mestiere, diciamo, è cambiato nel corso del tempo. Magari prima che lo chiamavamo centralinista o Fiorella, adesso lo chiamiamo customer care o altre cose, però tutto sommato è la cosa che rimane, che è uno dei servizi più importanti delle aziende che vogliono avere un rapporto con il cliente e che vogliono migliorare sempre di più quel rapporto. Grazie Francesco. Grazie a voi ragazzi e buon lavoro. Ai nostri tempi una serie podcast di Cora Media promossa da Salesforce. È scritta e raccontata da Francesco Giano con il supporto redazionale di Alessandra Menozzi. Le registrazioni sono a cura di Emanuele Moscatelli e Luca May. La post-produzione e il sound design sono di Emanuele Moscatelli. La supervisione del suono e della musica di Luca Micheli. Il producer è Marco Paltrinieri. La cura editoriale è di Sara Poma e Graziano Nani.